Gianni Castelletta, lei è uno dei restauratori che ha restituito, diciamo, alla comunità questo piccolo paradiso, come ha detto prima il Vescovo. Ecco, in che modo siete intervenuti e su che cosa? Allora, io sono la seconda ditta che interviene dopo che la mia collega aveva fatto la parte, diciamo, più bella, più artisticamente più valida. Io sono intervenuto sull'altare maggiore, che ha le nostre spalle, sì. Alle nostre spalle, e sul resto delle pareti, la maggior parte della superficie è pittura murale settecentesca. E invece sull'altare ho qualcosa da dire a proposito di questa grande mostra in travertino che si trova in queste condizioni, di queste fatture, solo ad Ostia Antica nella cattedrale di Sant'Aurea. Probabilmente è una cosa spostata da un altro luogo. L'iscrizione che vediamo in alto, che dice Ec est cappella Corpus Christi, era stata completamente stuccata, rasata e nascosta. Quindi parla di una cappella del corpo di Cristo. Si sa che qui c'era una cappella con la confraternita. Probabilmente demoliscono la cappella e ci fanno l'altare maggiore, mentre l'altare è 1536, datata alla base, mentre l'altare, proprio la mensa dell'altare, è una cosa, è un'opera in stucco settecentesca, seconda metà del Settecento. La pittura centrale ne conserva una al di sotto, seicentesca, ad olio sul muro, mentre quella sopra, purtroppo è arrivata a noi, è una cosa forse ottocentesca e piena di rifacimenti che sono stati fatti nel tempo. Le due bande laterali sono di gusto seicentesco, queste due grosse bande gialle, e dovevano servire in qualche modo a enfatizzare la presenza di quest'altare così chiaro e così povero, perché in realtà non ha grosse decorazioni né grossa qualità di marmo o di pietra. Ecco, invece, come siete intervenuti in questa parte sinistra della chiesa, cioè in questi archi? Allora, noi siamo intervenuti cercando di copiare quello che la mia collega aveva fatto al di sopra, perché al di sopra degli affreschi quattrocenteschi c'è una lunga fascia che ripropone la stessa decorazione che è stata salvata. Quindi noi ci siamo trovati a dover intervenire cercando di non fare un contrasto su due cose che essenzialmente erano identiche. Al di sotto di queste decorazioni settecentesche non c'è traccia degli affreschi quattrocenteschi. Invece abbiamo visto che gli archi presenti sono stati via via ingranditi, e ogni volta che si ingrandivano cancellavano brani di pittura 4-500esca. Tutto questo perché volevano farla diventare una chiesa, anziché trasformarla da cappella a chiesa? Secondo me tutto questo perché alla fine volevano fare una chiesa a due navate. Ecco. In realtà facendo questo hanno distrutto una grossa testimonianza, di cui troviamo brandelli sulle murature.